Bene, stasera parleremo di cibo partendo da un libro, da Che Bontà, scritto da Ilaria Navarra, dove 10 ricette della Basilicata vengono utilizzate dall'autrice per portare appunto la cultura alimentare lucana in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Quindi andremo ad analizzare le tre dimensioni della sostenibilità, ossia la dimensione ambientale, come si produce il cibo, come arriva sulle nostre tavole, influenza il modo in cui vengono utilizzate le risorse, come si inserisce la produzione del cibo all'interno degli ecosistemi. Poi c'è la dimensione economica, come si distribuisce il valore lungo la filiera agroalimentare, la dimensione sociale, ossia le relazioni che intercorrono tra chi produce il cibo e chi lo consuma, il consumatore. Quindi sono tutte e tre le dimensioni, sono racchiuse, determinano la forma e il valore, insomma, del cibo così come arriva sulle nostre tavole. In realtà appunto lo facciamo in maniera piacevole, passando attraverso le ricette della nostra tradizione, che a loro volta sono il modo in cui un territorio esprime se stesso, esprime la propria identità, la propria storia, la propria cultura. Questa manifestazione è assolutamente stimolante e soprattutto restituisce questa relazione forte che si viene a stabilire tra l'università e le attività di ricerca che in essa si realizzano e il tessuto territoriale. Questi legami, queste potenzialità dovrebbero essere non soltanto circoscritte a una manifestazione come Super Science Me, ma dovrebbero essere mantenute costantemente attive durante tutto il nel tempo, proprio perché queste relazioni sono linfa per il territorio, per le comunità, per i processi di sviluppo socio-economico che all'interno dei territori si realizzano.